Allora, benvenuti dalla Maria Paganoni e dal sottoscritto al secondo seminario di cultura matematica di quest'anno. Vi ringrazio come sempre per la partecipazione, siete in questo momento quasi 140 persone e ringrazio tutti i colleghi, ringrazio tutti gli esterni che a qualunque titolo si interessano al seminario di cultura matematica. Come al solito, come sempre, ringrazio in modo particolare i nostri studenti perché queste seminari sono aperti a tutti, ma sono stati pensati fin dall'inizio, 20 anni fa, come target principale i nostri studenti. Quindi sono molto contento che siate così presenti così in tanti. Come sempre, i seminari di cultura matematica sono attenti alle novità scientifiche, in particolare ai premi Nobel. C'è stato il premio Nobel a Roger Penrose, è stato un premio Nobel più alla carriera che alle reali scoperte scientifiche, perché lui ha contribuito in modo molto diluito ma molto importante a tutto lo sviluppo della teoria della gravitazione nella forma che oggi la conosciamo. Quindi le conseguenze estreme delle equazioni di Einstein e quindi la fisica dei buchi neri. Abbiamo chiesto a un esperto che abbiamo in dipartimento, che è il professor Francesco Belgiorno, che è professore da noi di fisica matematica e che si occupa da tantissimo tempo proprio di fisica, gravitazione, in particolare di effetti semiclassici, quindi però tipo radiazione di Hawking, eccetera, effetti però dove i campi gravitazionali sono importanti, di parlarci proprio di buchi neri e campi gravitazionali estremi. Quindi ti ringrazio, Francesco, e ti cedo senz'altro la parola. Va bene, grazie, grazie a tutti, grazie per l'invito naturalmente. Io diciamo che appunto vi parlerò di buchi neri e campi gravitazionali estremi e sarà l'occasione appunto per parlare nella seconda metà del seminario del premio Nobel per la fisica del 2020 che è stato assegnato per metà a Roger Penrose e per l'altra metà ad Andrea Goetz e Reinhard Genzel. Il programma è più o meno quello che vedete scritto, cioè farò un resumé di gravità newtoniana versus relatività generale, poi parlerò subito di gravità estrema e buchi neri e andremo a vedere dove si realizzano situazioni di campo gravitazionale estremo. Dopodiché parleremo appunto del buco nero al centro della nostra galassia, che è la seconda metà del primo Nobel della fisica di quest'anno, e poi dei teoremi di singolarità di Roger Penrose. Allora, per quanto riguarda la gravità newtoniana, sappiamo tutti benissimo che vale la legge di gravitazione universale di Newton, per cui la forza di interazione tra due masse che si trovino a distanza r è quella che vedete scritta, dove g è la costante di Newton. La caratteristica di questa forza, vabbè, è innanzitutto una forza che si esprime istantaneamente e in secondo luogo ha la caratteristica di essere puramente attrattiva. Ecco, anche se la legge di Coulomb dell'elettromagnetismo simula per molti versi la legge di gravitazione universale è sostanzialmente diversa, proprio perché lì potete avere anche repulsione tra cariche, qui le masse si possono soltanto attrarre, il che vuol dire lascia presagire la natura implosiva della gravità, lascia presagire che quando tante masse interagiscono, si uniscono tra di loro, i campi gravitazionali possono diventare arbitrariamente grandi. E tra l'altro volevo anche aggiungere il fatto che il campo gravitazionale descritto alla Newton naturalmente non è la vera descrizione del campo gravitazionale, perché per dare una vera descrizione del campo gravitazionale dobbiamo ricorrere alla relatività generale. In relatività generale non abbiamo più il concetto di me meccanica newtoniana di spazio e tempo come separati, come teatro degli eventi che però rimane separato, indipendente da quello che avviene al suo interno, ma sostanzialmente il teatro viene dinamicamente coinvolto
attraverso appunto le equazioni di Einstein, e qui vediamo. Innanzitutto, quello che vediamo è che nella visione di Einstein del campo gravitazionale, il campo gravitazionale non è più una forza nel senso tradizionale alla Newton del termine, ma diventa una manifestazione della curvatura dello spazio-tempo. Il teatro degli eventi a sua volta non è più indipendente dalla distribuzione di massa ed energia all'interno di esso, ma si incurva come? Si incurva soddisfacendo queste equazioni che, vabbè, io vi scrivo simbolicamente perché mi sembra importante in ogni caso scriverle. La relatività generale, possiamo dire, con Landau, che forse è la più bella delle teorie fisiche esistenti, non so se dire in questo modo, dire che comunque è la più bella e rivoluzionaria delle teorie classiche che noi abbiamo a disposizione, cioè di mondo non quantistico, e vediamo che scriviamo le equazioni per dire che a sinistra dell'uguale troviamo le quantità relative alla geometria, e a destra dell'uguale invece troviamo le quantità relative alla distribuzione di massa e energia. L'incognita, queste sono equazioni disastrosamente complicate, molto complicate da trattare, disastrosamente perché sono equazioni di secondo ordine, derivate parziali, iperboliche, non lineari, insomma, ce l'hanno un po' tutti i problemi possibili. L'incognita di queste equazioni è la cosiddetta metrica, che è la quantità fondamentale per descrivere la geometria dello spazio-tempo. Metrica che possiamo pensare come una matrice di funzioni 4x4, sono 16 componenti, in realtà ce ne sono solo 10 indipendenti. Diciamo anche con un eminente relativista, John Archibald Wheeler, che la distribuzione di massa e energia dice alla geometria come curvarsi, e allo stesso tempo la geometria dice alla materia come muoversi. Allora, andiamo a fare un esempio più semplice di quello che succede. Dobbiamo pensare allo spazio-tempo in assenza di materia come il telo piatto, quindi lo spazio-tempo sarebbe lo spazio-tempo minkowskiano della relatività speciale, comunque uno spazio-tempo piatto in cui le particelle si muovono, le particelle teste si muovono lungo rette. Se mettiamo un oggetto pesante, questo telo si incurva, qui vedete il Sole che incurva il telo dello spazio-tempo, e come risultato abbiamo che le traiettorie degli oggetti che sono liberi di muoversi in queste geometrie sono delle linee che si chiamano geodetiche, che corrispondono, sono l'analogo in spazio-tempo delle linee di minima lunghezza nella geometria standard. E se pensiamo alla geometria euclidea, sappiamo che queste linee sono le rette. Ecco, anche la peculiarità è che anche gli oggetti che sono dotati solo di energia, ma non di massa, tipo la luce, quindi i raggi luminosi, devono seguire queste geodetiche, che si chiameranno in questo caso geodetiche nulle, mentre quelle delle particelle massive si chiamano geodetiche di tipo tempo, e quello che succederà sarà quello che vedete, cioè dall'astro A nascosto dietro il disco del Sole parte un raggio luminoso che viene piegato per, come si chiama, gravitational bending dal Sole, e quindi raggiunge la Terra e avrà una posizione apparente diversa dalla sua posizione effettiva. Questo è sostanzialmente l'esperimento di Eddington del 1919, che è stata la prima verifica sperimentale della relatività generale. Beh, esisteva già comunque il fatto che la relatività generale riusciva a spiegare i famosi 43 secondi d'arco per secolo di precessione del perielio di Mercurio, che invece Newton non riusciva a spiegare. Andiamo subito a botta a una soluzione particolarmente importante. Questa soluzione fu formulata a stretto giro di posta dopo la
pubblicazione della teoria di Einstein si deve a Karl Schwarzschild. Questo è particolarmente importante, vedete scritto ds quadro, vabbè, è un modo comodo, diciamo così, è un modo comodo per scrivere la metrica, dare la lunghezza infinitesima dell'intervallino di spazio-tempo. Diciamo che questa metrica è una metrica diagonale, cioè solo quattro elementi che non sono zero, e particolarmente importante perché descrive la geometria all'esterno di qualsiasi corpo sferosimmetrico di massa M. Allora, vedete, questa geometria dipende da come parametro compare questo raggio di Schwarzschild R+, che è due volte la massa per la costante di Newton diviso la velocità della luce al quadrato. D'accordo? Ecco, questa rappresenta anche la prima soluzione di buco nero di relatività generale. E visto che ve l'ho già detto, diciamo subito, immediatamente, cos'è un buco nero. Allora, in una situazione critica, cioè in presenza di concentrazioni sufficientemente elevate di massa e energia, quello che succede secondo la relatività generale è che a un certo punto la stella e il corpo celeste non è più in grado di sostentarsi contro la forza gravitazionale, collassa con il suo raggio al di sotto del raggio di Schwarzschild, e quello che si forma e quello che rimane è una regione di spazio-tempo in cui il campo gravitazionale è talmente intenso da non lasciare uscire nemmeno la luce. D'accordo? Abbiamo il buco nero. E questo buco nero, attorniato da un bordo che è il limite estremo da cui non possiamo ricevere nessun segnale dall'esterno, stando all'esterno del buco nero. Bene, questo limite si chiama orizzonte. E questo orizzonte si comporta sostanzialmente come una membrana, una via, si può entrare, ma lasciamo ogni speranza di riuscire ad uscire dall'orizzonte di un buco. Vabbè, questi buchi neri, che poi vedremo, sono stati finali di evoluzione delle stelle, ma non solo. Sono particolarmente numerosi, si stima che nella nostra galassia ce ne siano da 10 alla 7 a 10 alla 8 buchi neri stellari. Ecco, la nostra galassia contiene ordine di 400 miliardi di stelle, quindi vabbè, è una popolazione minore rispetto alla popolazione stellare. Ecco, per farci un'idea di campi, che cosa voglio dire? Campo gravitazionale estremo, per capire quanto può arrivare ad essere intenso, è significativo, si trova anche su qualche libro di testo, questo rapporto, il rapporto di compattezza, che è il rapporto tra la massa del corpo celeste e del suo raggio. D'accordo? È interessante lavorarci in forma dimensionalizzata, basta moltiplicare la massa per g su c quadro e otteniamo un oggetto, questo rapporto diventa adimensionale, e io ci metto direttamente un 2, quindi considererò sostanzialmente questo rho s, che è il rapporto tra il raggio di Schwarzschild del corpo celeste ed il raggio del corpo celeste. Allora, raggio di Schwarzschild, tanto per darvi un'idea, proviamo a pensare alla Terra. Il raggio di Schwarzschild della Terra è di poco meno di 1 cm, cioè se concentrassimo tutta la massa della Terra in una biglia di 1 cm di raggio, poco meno di 1 cm di raggio, otterremmo un buco nero. È più significativo il caso del Sole, che ha 300.000 volte la massa della Terra, e lì il raggio di Schwarzschild arriva a 3 km, cioè se prendessimo il Sole e lo comprimessimo al di sotto di quel, insomma, ad una dimensione di soli 3 km, il Sole ha un raggio di 600-700 mila km, quindi è un oggetto molto grosso. Se lo concentrassimo fino ad avere un raggio di 3 km, otterremmo un buco nero. Ecco, in relatività generale vale che questo rapporto di compattezza rho s adimensionalizzato è compreso strettamente tra 0 e 1, e il limite superiore lo raggiungiamo nel caso dei buchi. Vediamo più che i valori in sé, quello che ci possiamo costruire di più
fisicamente tangibile. Costruiamoci per esempio la velocità di fuga. Ecco, la velocità di fuga è una nozione che più o meno abbiamo in mente, forse fin dal liceo, cioè la velocità da con cui dobbiamo lanciare un oggetto per fargli raggiungere dalla superficie di un corpo celeste, per fargli raggiungere l'infinito con velocità all'infinito uguale a zero. Allora, la velocità di fuga, vedete che si può esprimere come c per la radice quadrata del rapporto rho s, cioè il rapporto tra il raggio di sbarci e il raggio del corpo celeste. Ed è, curiosamente, la stessa formula sia in Newton che in relatività generale. Vediamo degli esempi. La Terra sono gli 11.200 metri al secondo cui siamo già abituati, il Sole comincia ad essere 617.000 metri al secondo. Sirio B, che è una nana bianca, beh, è impegnativa perché comincia ad essere 2 centesimi della velocità della luce. E poi quell'oggetto che vedete scritto in fondo è una pulsar, purtroppo non ha un nome poetico, si battezzano così le pulsar. Arriva a 2 terzi della velocità della luce. La stella di neutroni è una stella di neutroni, dopo vi dirò che cos'è, e lì il campo gravitazionale è talmente intenso che per partire dalla superficie e sfuggirle bisogna spedire gli oggetti a velocità di 2 terzi di c. Un'altra misura euristica viene data da quest'altro oggetto, che è l'accelerazione superficiale locale, che viene misurata da un osservatore statico alla superficie di un corpo celeste. Secondo la relatività generale, abbiamo che possiamo scrivere questa quantità come c quadro su 2 volte il raggio per quella espressione che vedete, rho s per la radice quadrata di 1 meno rho s. Adesso la formula può sembrare noiosa, quello che vi faccio notare è che è praticamente uguale a quella che otteniamo nel valore newtoniano. Quindi usando Newton, salvo per quella radice quadrata che vi ho segnato in rosso. E quella fa drammaticamente la differenza nei casi in cui il campo diventa estremo. Vedete, è un po' più grande nella relatività generale, perché rho s è compresso tra 0 e 1, quindi quella radice quadrata lo rende un po' più grande del valore newtoniano. Ma può diventare anche drammaticamente più grande. Vediamo gli esempi. Per la Terra siamo tranquilli, 9,81 metri al secondo quadro, 82, siamo tranquilli, è quel valore. Per il Sole 273 metri al secondo quadro. Per Sirio B cominciano ad essere 3 milioni di metri al secondo quadro. E per la nostra pulsar, beh, lì vedete un numero spaventoso, 2,57 per 10 alla 12 metri al secondo quadro, cioè 100 miliardi di volte l'accelerazione gravitazionale terrestre. Lì il campo è diventato drammaticamente intenso. D'accordo? Non ho messo il buco nero perché per il buco nero non esiste questo esperimento, questo Gedanken experiment. Cioè, se andiamo a riprendere un attimo la formula, vedete che quando rho s e il nostro rapporto di compattezza tende a 1, che è il valore del buco nero, quell'accelerazione diverge. Come a dire, non può esserci nessun osservatore statico che riesca a star seduto a raggio costante al di fuori di un buco nero se si avvicina troppo, perché quella quantità diventa arbitrariamente grande. Può solo caderci dentro. E vi ho messo per curiosità vostra anche epsilon, che è il valore relativo, scusate, l'errore percentuale che si commetterebbe usando la formula newtoniana rispetto alla formula di relatività generale. Vedete che siamo tranquilli fino oltre la nana bianca, quando arriviamo alla stella di neutroni l'errore comincia a diventare 25%. È un errore grosso. Va bene, oh, l'altra osservazione è che questi oggetti con campi gravitazionali intensi sono oggetti che si trovano alla fine dell'evoluzione stellare. Allora, sia infatti la nana bianca che le stelle di neutroni sono oggetti che compaiono alla fine dell'evoluzione. E il buco nero, che poi diventa il re
dell'intensità del campo gravitazionale anch'esso un oggetto di fine evoluzione stellare. Allora, la massa parametrica che adotteremo è la massa del Sole, come si fa di solito, sono circa 2 per 10 alla 30 kg. E qui, vabbè, andiamo subito direttamente a vedere cosa succede. Che cosa alla fine della combustione del materiale nucleare che avviene all'interno delle stelle, che aiuta le stelle a sostentarsi fino a masse di 250 masse solari contro la forza di gravità, che a quel punto è intensissima, ma si riesce appunto a stare in equilibrio idrostatico grazie alla pressione di radiazione che le reazioni nucleari nel nucleo della stella, le reazioni di fusione nucleare nel nucleo della stella producono, questa radiazione quindi contrasta l'azione della forza implosiva della gravità, però alla fine quando si è arrivati a fondere, a formare nuclei di ferro, le reazioni nucleari non sono più isoenergetiche e il destino della stella è segnato. E cosa può succedere? Quando la massa residua arriva fino a 1,4 masse solari, il limite di Chandrasekhar, troviamo le nane bianche. E qui a salvare la stella dal collasso un effetto quantomeccanico di degenerazione degli elettroni legato al principio di esclusione di Pauli, che produce una contropressione da parte di questi elettroni che impedisce il collasso ulteriore. L'esempio di nana bianca che vi ho fatto è il Sirio B, che ha una massa di una massa solare. Il raggio è piccolo, 5.850 km, è poco meno del raggio terrestre. La densità è già impegnativa, sono 10 alla 6 grammi al centimetro cubo, cioè è 1 milione di volte la densità media della Terra e anche del Sole. Ecco, nella Via Lattea si stima che ci siano 10 miliardi di nane bianche. Poi l'oggetto solido, l'ultimo oggetto solido che conosciamo, che può risultare dal collasso gravitazionale, è la stella di neutroni. Qui il limite si chiama limite di Tolman-Oppenheimer-Volkoff ed è un limite incerto perché nella fisica letteralmente pazzesca delle stelle di neutroni non è nota l'equazione di stato della materia nucleare. Qui il baluardo ultimo estremo al collasso a formare il buco nero è rappresentato da un effetto quantistico di degenerazione simile a quello che delle nane bianche, però portato dai neutroni piuttosto che dagli elettroni. E possiamo arrivare fino a 3 masse solari, ma quello è un upper bound, è un limite superiore che non è mai stato verificato sperimentalmente, cioè non si sono viste stelle di neutroni che si avvicinano a quel limite. La nostra pulsar, bellissima, guardate, massa 1,4 masse solari. Il raggio è pazzesco, 9,75 km, cioè 1,4 masse solari concentrate in un oggetto che è più piccolo di tanti asteroidi del sistema solare. La densità è fantascientifica, la densità è la densità della materia nucleare e qui arriviamo a 10 alla 15 grammi al centimetro cubo. Un cubetto di questa materia portato sulla superficie terrestre peserebbe 1 miliardo di tonnellate. Ecco, nella Via Lattea si stima che ci siano 10 alla 9 stelle di neutroni, non sono poche. Vabbè, qui per curiosità vi ho messo questa immagine che è pittorica, è una rappresentazione pittorica di un sistema binario formato da una stella di neutroni, da una pulsar di 2 masse solari e da una nana bianca piccola di 0,17 masse solari. La nana bianca orbita attorno alla stella di neutroni, quello che mi interessa farvi notare è quanto il telo dello spazio-tempo sia infossato più drammaticamente dalla stella di neutroni che non dalla nana bianca, che pure è impegnativa. Andiamo a vedere. Stando agli studi che sono stati fatti, vedete qui che
partendo da masse che possono arrivare a 120, ma anche, esistono stelle di 250 masse solari, queste di gamma dell'Uminé non sono incluse, potete avere i destini, sono tre destini. Nane bianche fino a circa 8 masse solari, pare che fino a una 40 masse solari si possa ancora finire in stelle di neutroni e oltre non c'è altro destino che il buco nero. D'accordo? Ecco, quindi buchi neri come collasso estremo, cioè quando nemmeno il baluardo rappresentato. Quando anche il baluardo rappresentato dalla pressione neutronica cede, non c'è più niente da fare. Non abbiamo conoscenze fisiche che ci autorizzino. Sì, sono state pensate stelle di quark, però in realtà non sono state mai viste. Quindi le congetture, le lasciamo al campo delle congetture per il momento. Poi comunque i campi gravitazionali possono diventare arbitrariamente intensi e non c'è niente da fare. A un certo punto i buchi neri si devono formare. Le prime idee di buco nero, a proposito di collassi, beh, più che collassi estremi, qui le prime idee di buco nero risalgono a fine del Settecento. Siamo in ambito di teoria corpuscolare della luce, quindi la luce può avere anche una piccola massa. Prima il reverendo Mitchell e poi Pierre Simon de Laplace, il ben più noto Pierre Simon de Laplace, hanno formulato l'idea che potessero esistere delle stelle oscure, delle dark star, la cui velocità di fuga fosse ordine o superiore della velocità della luce. Quindi sarebbero stelle invisibili. Ecco, queste sono stelle, comunque stelle oscure newtoniane, sono i precursori dell'idea di buco nero. Ma sono oggetti sostanzialmente diversi da buchi neri, perché questi sono ancora oggetti solidi, li possiamo toccare, mentre il buco nero sappiamo che è una regione di spazio-tempo, quindi ci possiamo entrare, ma è una regione di spazio-tempo, non è un oggetto solido. D'accordo? E poi da qui la luce, sì, può anche allontanarsi un po', perché la velocità di fuga non la raggiunge, però si può allontanare un po'. E si può ricavare delle informazioni sulla costruzione di queste stelle, mentre per i buchi neri non esiste nulla del genere. Dall'orizzonte non può partire nulla che ci raggiunga. Ecco, sempre per dire qualcosa sui buchi neri, possiamo andare da masse dell'ordine della massa solare fino a masse paragonabili a quelle di un'intera galassia, cioè 10 alla 10 masse solari. Esistono, cioè esistono. Si presuppone che il meccanismo motore delle quasar sia proprio quello, i buchi neri supermassicci di queste spaventose dimensioni. Le quasar sono delle galassie che emettono con energie molto più efficacemente, hanno delle luminosità che arrivano ad essere luminosità di quelle di 1.000 galassie messe assieme. Allora, qui attenzione, i campi gravitazionali sono, diciamo una cosa, cioè abbiamo visto che il campo gravitazionale, cioè quell'accelerazione di gravità, divergerebbe dalla superficie di un buco nero, all'orizzonte di un buco nero, il che vuol dire che non ci può essere l'osservatore statico seduto sull'orizzonte. Ma esistono poi anche le forze mareali. Le forze mareali sono dovute al fatto che il campo gravitazionale non è omogeneo, questo è qualcosa di più complicato da trattare, ma queste forze mareali stressano gli oggetti estesi e li possono stressare fino a distruggere. Ecco, un buco nero con 10 masse solari è in grado di spaghettificare, questo è un termine introdotto da Hawking e poi passato in letteratura. Cioè tirare nel senso della lunghezza e comprimere nel senso della larghezza un essere umano e straziarlo letteralmente a distanza di 400 km dall'orizzonte degli eventi. L'orizzonte avrebbe 30 km di raggio in questo caso. E vabbè, queste succedono anche con le stelle, non sono solo gli esseri umani ad essere
potenzialmente sottoposti a tale violenza. E qui vi ho messo questo evento dal nome impronunciabile di una stella di massa solare spaghettificata da un buco nero supermassiccio di 1 milione di masse solari. Si è avvicinata troppo, sventuratamente, ed è stata distrutta dalle violentissime forze mareali del buco nero. Ah, dei capelli non vi parlo, ho paura di non fare il tempo. E quindi vado al nome per curiosità culturale. Dici, vabbè, il nome di un buco nero, se andate a cercare in letteratura, su Wikipedia, se andate a cercare su Wikipedia ci sono nomi su riviste che vengono attribuite al 1963. Diciamo che c'è un momento nella scienza in cui più ufficialmente viene usato il termine buco nero. E questo momento è una conferenza di John Archibald Wheeler di dicembre 1967. Vabbè, è un po' piccola, no? Non ve la ingrandisco, ci ho provato e succedono abbastanza disastri, ma verso la seconda metà, poco sotto la metà, c'è il termine black holes che è ancora virgolettato perché non è ancora nello scientifico. Oh, a questo punto andiamo a botta al buco nero al centro della nostra galassia, alla seconda metà del premio Nobel. Cosa hanno fatto Andrea Goetz, Rüdiger e Reinhard Genzel? Sono andati a studiare orbite kepleriane di stelle che orbitano attorno al centro della nostra galassia, che appunto Sagittarius ha, hanno verificato che i moti stellari sono compatibili con un oggetto di 4 milioni di masse solari e un raggio stimato di 10 alla 7 km. Ecco, dal punto di vista della massa, è sicuramente un gigante, 4 milioni di masse solari, non è record, naturalmente. Dal punto di vista delle dimensioni, sì, è grande, perché 10 alla 7 km vuol dire un cinquantino di volte il raggio del Sole, però non è così grande su scala astronomica. Vi ho indicato che una supergigante rossa può arrivare ad avere un raggio di 1 miliardo di chilometri, quindi 100 volte tanto quello delle orbite kepleriane misurate da Goetz e Genzel. Allora, più che farvi vedere l'immagine che c'è qua, provo, ogni tanto riesce, ogni tanto no. Ecco, riesce, questa è andata bene, sono stato fortunato. Allora, vediamo un pochino le orbite. Questo è stato un filmato preparato da Andrea Goetz e dal suo gruppo. Vediamo le orbite delle stelle che sono state misurate a cavallo tra gli anni 1995 e 2003, quindi una decina d'anni di misure, e qui vediamo le orbite come sono state viste. Ok, questa è la seconda metà del premio Nobel. Non c'è una spiegazione migliore di un buco nero per un oggetto così massivo e così compatto. D'accordo? Se vi chiedete, era l'unica soluzione possibile, sostanzialmente, date le nostre conoscenze fisiche attuali, direi di sì. Allora, adesso si è bloccato. Ok, e adesso andiamo alla prima metà. La prima metà del premio Nobel ha a che fare con i lavori di Roger Penrose e paradossalmente ha ancora a che fare con la prima soluzione analitica esatta trovata di relatività generale, che è la soluzione di Schwarzschild. Se avete un buco nero, la soluzione di Schwarzschild ha senso fino ad R che tende a zero, la coordinata radiale che tende a zero. Questo che cosa significa? Significa una cosa drammatica, cioè ci sono degli invarianti curvatura che divergono abbastanza brutalmente per R che tende a zero, vuol dire che siccome il campo gravitazionale appunto ha a che fare con la curvatura, che il campo gravitazionale diventa arbitrariamente intenso in prossimità di R uguale a zero. Tenete presente, se cadiamo in un buco nero di Schwarzschild,
La nostra sorte è segnata perché in un tempo proprio finito possiamo avere meglio razzi concepiti dalla tecnologia umana, ma in un tempo finito il nostro destino è quello di andare a cascare, ad incontrare la singolarità e di essere spaghettificati dagli intensissimi campi gravitazionali. Non c'è nulla, nemmeno gli atomi, che sono in grado di resistere alla violenza del campo gravitazionale all'interno di un buco nero di Schwarzschild. Prima o poi si viene dilaniati. Ok, la caratteristica è che le geodetiche diventano incomplete alla singolarità. Tutti gli oggetti che siano massicci, quindi seguono geodetiche time-like, o che siano di tipo luce, quindi siano raggi luminosi, geodetiche nulle, tutte queste geodetiche dentro il buco nero confluiscono nella singolarità e diventano incomplete, cioè non siamo più in grado di dire cosa succede agli oggetti che hanno raggiunto la singolarità. Allora, questo naturalmente è un problema dal punto di vista fisico, è un problema quella divergenza negli invarianti di curvatura. Quello che si pensava è che il problema potesse essere legato al fatto di considerare un collasso perfettamente sferosimmetrico. Si pensava che piccole deviazioni della sferosimmetria potessero salvare dal dramma di incontrare singolarità. Questa convinzione è quella della scuola sovietica di Lev Davidovich Landau, in particolare Lifshitz e Kalatnikov nel 63 pubblicano un lavoro in cui affermano che una piccola perturbazione, anche piccola dalla sferosimmetria, impedisce alla singolarità di formarsi, come accadrebbe in Newton. Però, Roger Penrose non è convinto di questo risultato e 2 anni dopo lo ribalta in un famoso Physical Review Letter del 65, in cui dimostra che in condizioni molto ragionevoli densità di energia della materia sotto l'ipotesi che i campi gravitazionali siano sufficientemente intensi da formare delle superfici intrappolate, dopo vi dico che cosa sono, e in queste condizioni, appunto, le singolarità sono una conseguenza del tutto naturale delle equazioni di Einstein. Tenete presente, Roger Penrose parla di singolarità in un senso non esattamente lo stesso di quello della divergenza degli invarianti di curvatura, ma piuttosto singolarità come incompletezza delle geodesiche. D'accordo? Allora, il suo teorema, vabbè, lo vediamo brevemente, appunto dice se la densità di energia per le geodesiche di tipo tempo è maggiore o uguale a zero, se esiste una ipersuperficie di dati iniziali non compatta ed esiste una superficie chiusa, trapped, intrappolata, allora le geodetiche nulle sono incomplete nel futuro, cioè non finiscono, non sappiamo cosa succede agli oggetti che le hanno seguite. Cos'è una superficie intrappolata? Beh, questo è uno dei contributi geniali di Roger Penrose, è una schematizzazione molto utile di regioni con spazio con campi gravitazionali particolarmente intensi. Proviamo a pensare per semplicità ad una superficie chiusa bidimensionale sferica, la sfera, ma non necessariamente una sfera, basta una superficie bidimensionale chiusa. E pensiamo che se facciamo partire dei raggi luminosi dalla superficie della sfera, possiamo avere raggi luminosi che convergono verso il centro e in spazio-tempo piatto possiamo avere certamente raggi luminosi che escono dalla sfera ortogonalmente e vanno all'infinito. Bene, questa seconda classe è esclusa, cioè ci sono geodetiche che cercherebbero di uscire, ma in realtà vengono, per ipotesi di trapped surface, costrette ad essere convergenti anche. E il prototipo è proprio la regione a raggi inferiori al raggio di Schwarzschild che c'è nella soluzione OMO. Oh,
Le singolarità, beh, contributi di Penrose, diciamo, tra Pessoa e Surtees, idea di singolarità nel senso più generale di incompletezza delle geodetiche, uso di tecniche di topologia differenziale sofisticate in ambito di relatività generale. E il suo risultato è stato considerato fin da subito un risultato molto importante, e primo risultato genuinamente post-einsteiniano. Di relatività generale. Però è un risultato che allo stesso tempo mette in crisi la relatività generale, nel senso seguente, che avere a che fare con geodetiche incomplete dà fastidio al fisico, io sono un fisico, l'idea di vedere delle geodetiche di cui non riesco a predire il futuro degli oggetti che appunto terminano sulla singolarità, trovo che sia una cosa che non va bene per il determinismo, naturalmente, perché non siamo più in grado di dire cosa succede. Ecco, Roger Penrose stesso si rende conto di questa cosa, 4 anni dopo, formula un articolo pubblicato sulla rivista del nuovo cemento, la cosiddetta Cosmic Censorship Conjecture, cioè ipotizza che le singolarità da collasso gravitazionale debbano essere sempre e comunque protette rispetto agli osservatori esterni da un orizzonte degli eventi che impedisca agli osservatori esterni di avere a che fare direttamente con essi. Questa è una congettura che non ha controesempi e allo stesso tempo non è ancora stata dimostrata. Però è molto, per certi versi, insoddisfacente perché uno ci può cadere nel buco nero e quindi dover avere a che fare con la singolarità. Allora, il feeling comune dei fisici teorici è che la teoria di gravità quantistica o in forma di loop quantum gravity o in forma di teoria delle stringhe debba risolvere il problema delle singolarità e impedire che queste effettivamente si formino lasciando incompleto il tessuto dello spazio-tempo. Va bene, questo è il numero del nuovo cimento, lasciamo perdere. Concludo con questa slide di bibliografia divulgativa. Ho messo solo dei libri molto recenti, aggiornati. Primo di due professori di Princeton, scritto molto bene, devo dire la verità. Il secondo di Luciano Rezzolla, che è un esperto di calcolo numerico in ambito gravitazionale, l'irresistibile attrazione della gravità. Io avrei voluto intitolare il seminario L'attrazione fatale della gravità, ma avrei fatto plagio ad un libro che è uscito anni e anni fa, e quindi, vabbè, lui quasi fa il plagio. È un libro molto interessante anche questo, secondo me. Va bene, direi che a questo punto ho consumato il mio tempo e posso tacere e attendere le domande. Grazie Francesco. Come d'abitudine abbiamo spazio per un po' di domande. Se ci sono, se no te ne faccio subito una io. Sentiamo un po'. Ricordiamo che chi vuole fare una domanda può scriverla in chat, oppure alzare la mano e inabilitato il microfono. Bene, nel frattempo te ne faccio una io. Ho lavorato per tanti anni su queste cose, ma ormai sono tanti anni che sono lontano. E qui approfitto per chiederti il tuo specifico interesse, cioè gli effetti semiclassici in Sì. gravitazione. Qual è lo stato della ricerca in questo momento della radiazione di Hawking, per esempio? Se puoi accennare un momento che cos'è la radiazione di Hawking Sì, e qual è lo stato della radiazione. certamente. Io qui ho tagliato perché appunto in 45 minuti mi restava difficile riuscire a parlare anche della radiazione di Hawking. Diciamo che quello che
Succede classicamente che il buco nero è un oggetto sostanzialmente indistruttibile che vive in eterno. Una volta che si è formato, non ci sono effetti fisici noti che possano distruggerlo. Dal punto di vista classico, dal punto di vista quantistico, la situazione diventa diversa perché il buco nero, diciamo, con i suoi campi gravitazionali intensi, finisce per eccitare coppie di particelle in prossimità dell'orizzonte degli eventi. Questa è anche la descrizione naive che dà lo stesso Hawking, che è lo scopritore dell'effetto, e di queste particelle una riesce a sfuggire all'infinito, l'altra casca nel buco nero andando a diminuirne la massa perché ha un'energia negativa, per ragioni che non sto a spiegare. Allora, quello che succede è che quindi per effetti quantistici il buco nero, come si dice, evapora perché la radiazione emessa ha uno spettro tipo planckiano, in realtà c'è anche un fattore di corpo grigio dovuto in astrofisica è dovuto a effetti di geometria sostanzialmente, quindi una parte delle particelle prodotte in realtà viene riflessa indietro nel buco nero. E questo è l'effetto di corpo grigio, diciamo così. La temperatura del buco nero è una temperatura che dipende soltanto dai parametri geometrici del buco nero, che sono la massa, eventualmente il momento angolare ed ancora più eventualmente la carica elettrica. Allora, la temperatura però per un buco nero di massa solare è disastrosamente bassa perché sono una cinquantina di nano Kelvin, quindi 50 per 10 alla meno 9 gradi Kelvin, è qualcosa che viene assolutamente coperto dalla radiazione di fondo a 3K del cosmo, quindi risulta impossibile riuscire a rivelare questa radiazione in ambito astrofisico. Però diciamo che si riesce a simulare la radiazione di Hawking, o meglio, si prova, perché in realtà finché non c'è un generale accordo, è più giusto dire che ci sono degli esperimenti condotti in materia condensata in cui si riproducono condizioni cinematiche tali da produrre una radiazione di Hawking analoga, ecco. Lì ci sono degli esperimenti che hanno dato esito positivo e ricordo quelli soprattutto del Technion Institute con i condensati di Bose-Einstein, anche se, ripeto, non c'è ancora un accordo generalizzato degli esperti sull'interpretazione dei risultati, quindi è prematuro dire che è stata vista con certezza la radiazione di in sistemi analoghi. Comunque, appunto, l'idea è quella, appunto, di riprodurre cinematicamente degli orizzonti per, non per tutto, ma per esempio per i fononi, e produrre appunto radiazione di Hawking in questa modo. Posso essere più specifico, ma non vorrei portarvi a troppo Va tempo. benissimo, grazie. C'è una domanda in chat dove io non vedo tanto bene. Lucrezia, la parola. Buongiorno professore, buongiorno. Vorrei sapere il collasso spazio-temporale avviene in tutte le direzioni spaziali? Ci sono delle controversie in merito e vorrei, se possibile, la sua opinione a Allora, riguardo. c'è stato un attimo. Avviene in tutte le direzioni spaziali, ho capito bene, perché c'è stato un attimo di moria dell'audio e non sono sicuro di aver sentito la domanda esattamente. Diciamo che il collasso. Il collasso gravitazionale avviene. Quando appunto il campo gravitazionale diventa sufficientemente intenso ed avviene spazialmente in modo tale da far finire la stella al di sotto del suo raggio di Schwarzschild se si forma un buco nero. Quindi direi che avviene. Non ho capito bene la domanda in tutte le direzioni dello spazio.
Direi che sì. Sì, naturalmente se si forma un buco nero di Kerr, beh, adesso andiamo nel tecnico, però secondo me se si forma un buco nero di Kerr non avviene in modo omogeneo tutto lo spazio, però andremo Ah, troppo nel tecnico. ok, allora la Credo se questione si riferiva a dell'omogeneità, no, questo. ok, allora, se la questione dell'omogeneità, allora quello che succede, se il buco nero non ha un momento angolare, cioè non ruota su se stesso, la materia della stella che lo forma e che collassa, e poi quindi l'oggetto, il buco nero che si forma, non ha un momento angolare perché la stella sta ruotando su se stessa, allora si forma un oggetto perfettamente sferosimmetrico. Se invece ha un momento angolare, l'oggetto non è perfettamente sferosimmetrico, c'è una regione del cosiddetto ergosfera che è più schiacciata verso i poli e più ampia lungo l'equatore dell'asse di rotazione del buco nero. Vabbè, l'orizzonte rimane sferosimmetrico, però il buco nero come geometria in sé non è più perfettamente sferosimmetrico. In questo senso sì, perfettamente Francesco, chiudiamo ottimo. con una domanda per te facile facile, te la leggo. Scusi, professore, potrebbe spiegare a cosa sarebbe il paradosso EPR? Oh mamma mia, il paradosso EPR è un effetto quantistico, è un paradosso Einstein quantistico Podolsky. che sì, è un po' Podolsky-Rosen, che appunto non ha direttamente nulla a che No, vedere infatti. con la fisica dei buchi neri, quindi mi sentirei anche di non rispondere, nel Sì, senso che infatti, diciamo che è un paradosso che riguarda la meccanica quantistica, se la persona è interessata, diciamo, siamo in grado di rispondere, ma non in questo contesto, è fuori contesto rispetto alla conferenza. Ci sono altre domande? Vorrei chiedere se esiste qualche interazione tra la mole di energia liberata da un quasar e delle possibili modifiche geodetiche dello spazio-tempo interessato. dunque, voglio dire, se la mole di energia è enorme, la back-creation di questa energia dovrebbe essere, diciamo, non trascurabile, quindi possiamo immaginare che ci sia perlomeno una perturbazione rispetto alla situazione in cui questa energia non viene messa, insomma. Dipenderà da quanta appunto energia viene messa da un quasar. Adesso nello specifico io non sono specialista di quasar, quindi non so dare una risposta precisa a questa domanda. Mi aspetto che se c'è tanta energia emessa, questa una back creation l'abbia. Certo, il quasar è un oggettone, un buco nero che arriva 10 a 9 masse solari, 10 a 10 masse solari, dice, se ne fa un baffo, no? Perché è comunque un oggetto enorme. In questo senso la geometria di background penso rimanga sensibilmente quella dettata dal quasar. Va bene, ci sono altre domande? Non ci sono altre domande? Vi aspettiamo con il prossimo seminario mercoledì prossimo, sia Anna che io, e questo seminario lo rendiamo disponibile sul sito FDS, come abbiamo detto all'inizio, dopo che abbiamo fatto il trasferimento da WebEx, altrimenti sarebbe visibile soltanto a quelli che si sono collegati con WebEx. Invece scarichiamo il file e lo rendiamo disponibile. Grazie a tutti per la partecipazione, ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie. Arrivederci. Grazie. Salve. Vedo Amalia che applaude, grazie Amalia per la Grazie di partecipazione. essere qua. Grazie di essere qua.